diciamo, il promotore come Fichest e come persona fisica con l'ex assessore della Stella. Abbiamo subito un pochettino tutta questa vicenda, abbiamo proposto queste cose, adesso recupero, diciamo, di quest'area che secondo noi era adattabile alle nostre esigenze e alle nostre caratteristiche per i nostri giochi che facciamo. Facciamo diversi giochi, la nostra federazione ne include nel suo ambito 18 specialità, quindi c'è di che svariare, dalle piastrelle alla lippa, al formaggio, al tiro alla fune, la fionda e varie altre cose. Quindi era un ambiente molto ampio che volevamo, diciamo così, strutturare per i nostri e per altri giochi, per le passeggiate, per far conoscere anche questi giochi alle scuole, perché noi essendo anche nelle scuole non riuscivamo ad avere uno spazio dove portare i ragazzi. Quindi porteremo i ragazzi in quest'ambito e faremo conoscere questo parco a diverse scuole e conoscere i nostri giochi antichi, perché non sembrerebbe, ma i nostri giochi che noi rappresentiamo risalgono anche agli antichi etruschi. Noi abbiamo dei documenti nel comune di Santa Pita al Mare che sarà 1300-1400, quindi è la nostra storia, insomma. A prescindere da questo, che era solo un accenno, questo progetto è stato voluto da noi, poi caldeggiato dall'assessore Castelli, dicevo. Inizialmente non era questo il progetto. Comunque, noi ringraziamo l'amministrazione, era leggermente diverso, diciamo. Però ringraziamo l'amministrazione che ci ha supportato fino ad oggi in quest'opera. Ci auguriamo di poterlo gestire al meglio e che ne potessero usufruire non solo noi, ma la cittadinanza tutta, insomma. Scusa, il nome suo? Capriotti Massimo della Fichest. Fichest. Vengo aggiornando, dove ero andato a stando. Io non so, c'è questo pezzo di carta qui. No, adesso lo porto. Poi darei la parola.